Il ministro dell'istruzione, Maria Stella Gelmini, è scivolata sulla più classica delle bucce di banana, dichiarando al mondo intero di essere felice per l'esito dell'esperimento scientifico del CERN di Ginevra. Anche perché, si legge nell'improvvisato comunicato ministeriale, alla costruzione del tunnel tra il CERN e i laboratori del Gran Sasso ha contribuito anche l'Italia. Tunnel? Quale tunnel? Si sono chiesti in molti. E la notizia ha preso a circolare, si è scoperto che tra la Svizzera e l'Abruzzo sarebbe stata costruita una galleria di cui nessuno sapeva e nessuno sa ancora nulla, e che lo Stato italiano avrebbe contribuito alla realizzazione di quest'opera faraonica, niente meno che con 45 milioni di euro, 90 miliardi di vecchie lire, niente da dire, una bella cifretta. Ora, del tunnel, che per definizione non è visibile, nessuno ha mai sentito parlare, ma dello svarione che arriva dal ministero meno appropriato per errori di questo tipo, tutti ridono e quel comunicato diventa il nuovo tormentone di questo autunno. Non ho mai capito, non sapevo.